avvolge la montagna in una sorta di ibernazione. Per vincere il freddo, uomini e bestie vivono assieme nelle stalle, Voutes. Fuori, lo spessore della neve, che può raggiungere 2 metri, impedisce ogni attività agricola. Quando non nevica, i bellinesi salgono alle baite dei pascoli alti, Arbec, per portare a valle il fieno raccolto durante l'estate. Anche le ragazze aiutano in questo lavoro. Una serie di feste rende più viva la vita a Bellino. La più attesa è il Carnevale, che raggiunge il suo culmine il Martedì Grasso, giorno in cui ha luogo la celebre Beò. È una sfilata a cui partecipano i personaggi tradizionali di questo carnevale. Il personaggio più simpatico è il turco, che si dimena come un diavolo e sfugge alle guardie che lo inseguono. Dopo il lungo sonno dell'inverno, la primavera è per le piante e gli uomini una vera rinascita. Fin dal mese di aprile si lascia la stalla per salire ad abitare l'appartamento al primo piano. Approfittando delle prime giornate calde di sole, i montanari effettuano il grande bucato. Abitualmente la donna di casa lava i panni in baracio, in baraita, ma il vero grande bucato si fa solo 2 volte l'anno, in primavera e in autunno. Per fare ciò è necessario l'uburk, il lavatoio, una specie di macchina per lavare. A giugno l'erba è già alta e si portano le mucche fuori a pascolare. Questo lavoro viene affidato ai bambini, ai ragazzi e agli anziani della famiglia. È in questo periodo che gli uomini si recano a raccogliere la legna ai bac. Come ben dicono i montanari, la stagione è scurto, la stagione è corta ed è necessario approfittarne al massimo per potersi assicurare le riserve di provvigioni per l'inverno. A luglio la fienagione tiene occupati gli adulti. Inoltre questo è anche il mese della transumanza verso le baite, costruite nei valloni alti. La mandria viene trasferita nelle gronges, ossia la baita. La massaia e i bambini vivono qui, mentre il resto della famiglia, rimasto nella borgata, coltiva i campi. Una volta alla settimana la famiglia, che deve vivere separata, si riunisce nella grongio, attorno ad un grande piatto di raviole scotto nel focolare. Con l'autunno la montagna cambia colore. Alcuni bellinesi emigrano temporaneamente verso la Provenza per lavorare come amulier, arrotini, ossia coloro che affilano e molano le lame. È in questo periodo che si pratica la caccia alle marmotte perché il loro grasso è molto prezioso. Il lavoro più pesante di questa stagione è però la battitura del grano. Nel mese di ottobre si tagliano anche le slauses, le lose. A novembre è tempo di macinare la farina, impastare e cuocere i grossi pani di segale. Il pane viene impastato individualmente da ogni famiglia e quindi cotto nei forni collettivi. Bac, Adrech, Les Voutes, Louviei, La Famio, Lubeal, Varaccio, Lugurk, Le Sazum, La Grongio, Les Ravioles, Les Lauses, Lupon. Un pon bla farina de ton moulin, bastista maison un bla spèges de ton chiapier e prenfremo din ton quartier. Come ti chiami, nonna? Arnau, Margherita.
giornata bellina, il 5 aprile del 34. Ok. È scritto tutto lì dentro. Oh mio Dio. Bon, dimmi allora. Ora però non vivi più a Bellino? No. Come mai? Perché siamo venuti via, perché le mucche andavano sempre male, morivano sempre, e allora siamo venuti giù e mamma aveva solo 4 anni, figurati. Tua figlia, tua figlia sarebbe? Mia figlia sì, aveva solo 4 anni. Ma in che anno sei venuta giù? Il 68, perché mamma è il 64. E perché siete venuti? Cosa vuol dire che le mucche andavano male? Morivano, avevano preso la brucellosi, una malattia come l'afta, o non era l'afta, era la brucellosi. E tu non potevate più lavorare lassù? Lavorare, ma intanto le mucche morivano dopo. E quindi non potevate più mangiare? Più. Vendere i vitelli, niente, no, i vitelli morivano prima di nascere, morivano già al 7° mese, allora non c'era più niente da fare, figurati, non c'era la pensione, non c'era niente, né tutto quello, come facevamo? Chiami? Silvana Pejacche. Vivi a Bellino? Sì. E tanta gente ha deciso di lasciare Bellino negli ultimi anni, come mai tu sei rimasta qua? Ma perché mi piace la montagna e gli animali e tutto, e in città non mi trovi bene di stare. Ok. E quale attività svolgi qui invece? Ma noi abbiamo le mucche, alleviamo le mucche, le pecore. E poi c'è da fare il fieno d'estate, poi coltivo anche un po' di fiori, calendula. C'è da fare un po' di tutto su di qua se vuoi vivere su. E ti piace questo? Preferisci fare queste cose piuttosto che un lavoro magari in un ufficio? Sì, in un ufficio sarebbe proprio la morte tua, sì. Ok. E hai mai pensato di lasciare Bellino? Magari certe giornate d'inverno quando nevica e tutto, lì ti viene qualche dubbio di dire ma cosa ci faccio qua? Poi invece arrivano giornate come oggi e allora lì cambia idea. E secondo te rispetto al passato ci sono leggi che tutelano di più chi sceglie di rimanere a vivere in montagna? No, non è cambiato niente. Anzi, ci sono state delle cose che proprio per noi quassù è stato più un danno che come tutti gli animali che hanno... Qualcuno dice che sono arrivati da soli, invece caprioli e cinghiali e lupo e tutte... E quello lì è sicuramente un danno per noi che viviamo qua e che, per il lavoro che facciamo. E lì nessuno ci viene incontro, ci dicono che... Ci danno magari i soldi dei danni che
però alla fine non è una maniera di lavorare, un metodo che è per noi è proprio... Sì. Ok. Mi chiamo Caterina, sono nata qui a Bellino nel 1964 e quando avevo 4 anni sono andata via da Bellino perché i miei genitori non avevano più di che vivere. Sono andata all'asilo giù a Manta, non sapevo neanche l'italiano, sapevo solo parlare la lingua occitana, ma con gli altri bambini mi sono integrata benissimo. Ho imparato a parlare anche piemontese, mentre i miei genitori non l'hanno mai imparato, sapevano solo l'occitano e l'italiano. Torni mai a Bellino? Sì, torno sovente, ho cercato di far amare questo piccolo paesino anche alle mie figlie, a mio marito che è siciliano, ma essendo un posto così naturale, così ancora tutto da rimasto com'era nel 1900, inizi 1900, è un posto incantevole sia d'estate che d'inverno e quindi ci attira, attira la famiglia e attira anche i nostri amici. E hai ancora un legame affettivo con Bellino? Certo, qui ho tutti i legami affettivi, qua è come ritornare a casa sempre, tutte le volte. Hai una casa a Bellino? Sì, ho ancora una casa di proprietà proprio dove sono nata. E poi ho cercato di comprare una casa più grande per poter stare con la mia famiglia più comoda d'estate. E quindi veniamo spesso. E per quanto riguarda la lingua, la parli ancora? La lingua occitana? Sì, parlo l'occitano specialmente con mia mamma. E con la gente di qua, quando ci incontriamo sia in questo luogo che non in questo luogo, anche che ne so, in altre realtà, al supermercato, piuttosto che a delle feste che non sono qua a Bellino, dobbiamo assolutamente parlare in occitano per capirci meglio, per capire le nostre emozioni, sensazioni, per sapere veramente cosa pensa l'altro e esprimere i nostri stati d'animo.